Ciao, permettetemi oggi di fare un video tutorial un po' autoreferenziale. Funziona così in Italia: se Giovanni Floris oppure Corrado Formigli invitano il politologo americano Edward Luttwak per esprimere le proprie opinioni sull'Italia, sugli Stati Uniti, in questo caso sulle elezioni americane, va bene. Se lo faccio io, che ieri l'ho intervistato per la Chirico.it, non va bene. Luttwak, come al suo solito, ha espresso le sue opinioni forti, molto forti, che dividono, che io talvolta condivido, tal'altra non condivido. Ha detto, per esempio, che gli afroamericani della classe media americana, quelli insomma che hanno un lavoro, che hanno una famiglia, che mandano i figli a scuola, che vivono nella legalità, avrebbero votato per Trump, mentre quelli che vivono di mezzucci, di criminalità, di droga, avrebbero votato a sinistra. Questa è l'opinione di Edward Luttwak, la sua analisi. Bene, e sui Twitter tanti giornalisti di gloria più o meno vana si permettono di darmi lezioni di giornalismo. Ma che noia, datele a Formigli, datele a Floris le lezioni di giornalismo. E viva la libertà, e viva la democrazia, e viva il pluralismo delle idee.